Salve a tutti ragazzi ed eccoci di nuovo qui sul mio canale. Siamo qui oggi con un nuovo video di Overwatch e siamo qui appunto per fare una bella partita rapida. È mattina, non mi sono, cioè, mi sono svegliato da non moltissimo, ma cercherò di fare una partita decente allo stesso modo. Ieri sera purtroppo ci sono stati problemi con il team, il Monkey Face Team, perché alcuni nostri componenti avevano problemi di internet, anzi avevano problemi con il gioco soprattutto. Soprattutto uno dei nostri compagni che aveva 3000 di ping. E insomma, giocare a Overwatch o comunque uno sparatutto in generale con 3000 di ping direi che è improponibile. A parte che 3000 di ping, come diceva lui ieri sera, non esiste nemmeno, cioè ti esplode la connessione. Ma a parte quello, direi che purtroppo appunto non abbiamo potuto registrare. Non so l'audio se è alto, no, forse no. No, mi sembra che era giusto così, ok. Vediamo un po' i nostri compagni di squadra. Comunque, a parte questo, purtroppo appunto non abbiamo potuto registrare il gameplay perché ahimè non c'era come si dice, non c'è, non eravamo tutti, ecco, il team non era tutto messo bene. Allora, chi possiamo giocare? Manca Lillard o manca un attacco, quindi manca, no, Lillard ce l'abbiamo, manca il tank, però potremmo andare di doppio con Winston, un altro tank. Sì, direi che può andare. L'immaginazione Direi che ci può insegna. stare. Winston è comunque utile per aprire la strada. E vediamo insieme un attimo, anzi, anche le abilità, ragazzi, visto che manca ancora un attimo. Allora, Winston ha come arma principale il cannone Tesla, che è un'arma elettrica ad azione frontale, praticamente è un raggio che attacca frontalmente. Con la E ha uno scudo difensivo, praticamente proiettore difensivo, che attiva una cupola energetica protettiva. Col maiuscolo, cioè l'ipersalto, permette di spiccare un salto in avanti, danneggiando i nemici nella zona d'atterraggio. In più con la Q, quindi la Ultra, rabbia primordiale, praticamente Winston diventa un enorme gorillone che aumenta enormemente la salute, ma può solo saltare e tirare pugni. Ora le vediamo in azione. Vediamo un po' come. Vediamo un po' se riusciamo ad avanzare. Sì, riusciamo ad avanzare, ok. Ah, una curetta, chi è che cura? Mazzoccola là. Grazie. Grazie. Ok, cerchiamo di. No, ok, nessuno che ti viene dietro, ma va bene così. Che volevo dire? Ah sì, allora vi faccio vedere anche comunque le skill. Questo è il cannone Tesla, vedete, un raggio elettrico da breve distanza fa danni di fronte a voi. La E è quella cupola che avete visto sopra la mia testa. Ci mancava sta puttana anche. Vabbè. Ti prende da dietro il muro, è bellissimo. Ok, così si fa. Prendiamo questa cura. Ok, ora possiamo finalmente avanzare. Ok. Ehi, liscio. Bisogno di questa cura però. Dammela a me, grazie. Ok, così si fa. Ho bisogno della cura, grazie. Nessuno che viene dentro, ma va bene così, tanto è sempre così. Cioè, abbiamo fatto praticamente tutto noi, siamo rimasti in vita, abbiamo aspettato, tutto, vabbè. Veramente dei cessi la gente, non sa proprio, cioè. Comunque avete visto, ovviamente, quella. Quando mi sono trasformato, avete visto che davo pugni a destra e a manca, è rabbia primordiale. L'ipersalto è quello che avete visto mentre salto come un cretino avanti e indietro. Ed è utile per, diciamo così, chiudere le distanze tra i nemici con i nemici. Molto utile per questo. Molto, molto utile. Soprattutto perché ora noi passiamo da dietro e cerchiamo di entrare dentro.
Solo che, come ho detto, nessuno segue e quindi è un po'... Un macello! Solo che con la torretta non riusciamo a fare tanto danno, tutto quel danno che vorremmo. No, anche perché nessuno, come ho detto, nel momento in cui io salto, se la gente entra dentro sono morti. Ma la gente non entra dentro e quindi non muoiono. E va bene così. Gli eroi non muoiono mai, sì, però... Guarda come muoiono tutti, guarda come muoiono tutti. E infatti morti. Ancora nucleo ardente, quello di va in mezzo e muore. Dio Cristo, questa cazzo di torretta di merda, porco due. Mamma mia, oh, è possibile, cazzo. Ricominciamo. Vediamo un po' se riusciamo ad andare stavolta dentro, ragazzi, vediamo, Questo è l'ipersalto, come avete potuto vedere. Non riusciamo ad entrare. Sono morti tutti. Boh. Mancano 30 secondi. Così ovviamente non riusciamo ad entrare. No, fa niente. Muoviamoci. Ma guarda, non è morta! Non è possibile! Mamma mia, ragazzi, che incapacità. Vabbè, comunque... stavo dicendo, Winston non è malaccio. Ovviamente se la gente entra dentro, perché non avevano neanche il tank. Non so com'è possibile che non abbiamo vinto, cioè nel senso... la gente è proprio rincoglionita. Veramente, non ho parole. Cioè, l'hanno visto che erano lì dietro, perché l'hanno visto. Stavano sopra, avete visto dov'erano? Avete visto dov'erano? Invece di venire dentro e... aiutare, erano sopra a fare niente quegli altri, perché giustamente è giusto così. È inutile dare proiezioni difensive se poi non entri dentro Zaria mongoloide, ma vabbè. Lasciamo perdere. È per quello che purtroppo Overwatch non si può giocare senza... come si dice? Cioè, secondo in kill con Winston ci può stare, ma insomma, ho preso tutte medaglie, cioè... Vale, danni inflitti, ho fatto più secondo come danni inflitti, ma... Non esiste, non esiste proprio, ragazzi. Direi che ne possiamo fare un'altra e poi possiamo lasciare questo video. Vorrei riprovare a usare Winston, vediamo. Ma sinceramente non lo saprei, sono gli stessi di prima? Gli stessi di prima, forse sì. Ok, io direi di usare Winston e poi... Perché Winston secondo me è forte, solo che, come vedete, è un po' all-in, nel senso si butta dentro... Può scappare, ma se ti focussano ti fanno parecchio male. Infatti se nessuno entra dentro è un po' un macello. Devo essere sincero. Ora questo perché ha visto quell'altro che usava Torbjorn, lo usa lui. Ma questi sono nabbi del cazzo sicuramente, che non hanno ancora mai giocato. Perché è impossibile. Non abbiamo leader. Voglio proprio vedere cosa facciamo. Voglio vedere, Perché ora sei... Vabbè, lasciamo perdere, va. Non ci pensiamo che poi ci incazziamo e basta, tanto è uguale. Non ci pensiamo. Vediamo un po'. Secondo me... Secondo me la perdiamo male, ma vabbè. Io di certo non mi sto a esporre per loro, anzi, cerco di fare le cose più safe possibile. E poi vediamo. Ah, comunque, tornando al discorso di prima, speriamo stasera, questa sera... Ora, dove l'ha messa la torretta? Me lo spieghi? Che cazzo serve lì? Vabbè.
Come si dice, stasera speriamo di riuscire a registrare qualche video con il Monkey Face Team e poi appunto pubblicherò questi video, insomma domani magari. Questo qui che sto facendo ora penso lo pubblicherò in giornata, vediamo un po'. Vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo un po'. Insieme Ok, possiamo stanno risolvere il arrivando. problema. Ok. Quello è Hanzo. Hanzo dice cosa? C'è Tracer che sta arrivando. Sta arrivando Tracer. Bellissima Widowmaker, fantastica, utilissima come sempre. Questo che scassa il cazzo. Vediamo un po', questa è mia. Fanculo. Vediamo un po' allora. Vaffanculo. Non esponiamoci troppo, che tanto non serve a nulla. Questo lo prendiamo noi se riusciamo. Quella lì è Troia e lì, ma non riusciamo a killarla da soli, ovviamente. Eccola lì. Ok. L'importante è spaventarla. A modo da non. Questi comunque, come vi ho detto, non sanno giocare. Qui ho sbagliato io, ma non sanno giocare perché l'hanno visto. Cioè, erano in tre. Chi stanno attaccando? Non so chi stanno attaccando, capito? Cioè, la gente se non va. Ovviamente ci stanno prendendo il punto perché è giusto così. Perché se nessuno difende dove deve, c'è Tracer che va avanti e prende il punto, ma non lo sanno e quindi perdono questi. Guardate, state a vedere come perdiamo il punto. Occhio sbagliato lato, perfetto. Ma tanto non è che ci interessa più di tanto, visto che è inutile entrare dentro e morire ora. Quindi, come vedete, è inutile. Ah, e comunque questo video era solo per farvi vedere appunto le skill di Winston. Come vi ho detto, col tasto a sinistra del mouse, cannone Tesla. Con la E, il protettore difensivo, proiettore difensivo, che è appunto la cupola energetica che protegge. Scusate, come maiuscolo, come shift, è l'ipersalto. L'ipersalto che è utile per appunto chiudere distanze. Questa è proprio una troia che mi sta sui coglioni. Vabbè. Questi ragazzi, come avete detto, non focussano nessuno, cioè vanno a caso. Quelle 3 ore per curarmi quella, non so che cazzo stavo facendo, ma vabbè. Come vi ho detto, è difficile giocare con uno, soprattutto non in squadra con qualcuno, e soprattutto con gente che non è così. Mi dà a me il danno, capito? Invece di darla a Junkrat, meno male. Cristo santo, cioè non è difficile capire. Vabbè, non si capisce. La barriera. Si capisce come ha fatto a uccidermi. Ma solo colpito lui con 2 colpi e mi ha ucciso. Vabbè, dettagli. Comunque, vabbè, lasciamo perdere questa cosa. Temo che dovrò cambiare, eh. Volevo provare ancora Winston, ma purtroppo non è utilissimo in questo caso. Soprattutto perché quel Roadhog gli stanno facendo fare quel cazzo di pare. Per cui non è che.
Widowmaker è inutile. Non so neanche quanti kill ha fatto, ma credo poche. Vediamo un po' di andare da un'altra parte. Andiamo qui con il soldato. Via, via, via. Ok. Il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Ah, hanno preso Reinhard. Ma che piacere. Aver interrotto un po' lo scudo di Reinhardt, anche se è stato poco utile perché, come vi ho detto, non segue nessuno quando dovrebbe. Lì dietro basterebbe andare così. Niente da fare, via, non c'è storia. Non si riesce a killare Rodog. Infatti Rodog secondo me è più forte. A me personalmente piace di più, è molto più forte di. Però non mi ha neanche colpito qui, cioè, assurdo veramente, veramente assurdo. Non mi ha neanche preso e mi ha tolto, ma comunque ucciso. Ma anche questi ragazzi, come vedete, dettagli. Questo che è un drago, vediamo quanti muoiono. Ah, oh, perfetto, sono tutti morti praticamente. E ora entrano dentro, infatti, ma noi aspettiamo qua perché. Non è possibile. Non, cioè, non, è assurdo sta cosa che non si riesce a killare la gente con Winston, cioè, veramente. Pur colpendola all'infinito. La cura lì non è arrivata quando doveva. E vabbè. Avanti ad Maiora, sì. Vabbè, lasciamo perdere. Aspettiamo. Aspettiamo il momento giusto. Che sono tutti lì, vedete? Morto. Questo è il momento giusto. Ok. Ah dai, cazzo, sono saltato, porco di quel. Oddio, tocca incazzarmi. Sta Tracer di merda, cazzo. Quel Genji incapace di 3 ore per ucciderla. Porca miseria, oh, ma che è? Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Winston, come vi ho detto, è utile e forte, ma con il team giusto e deve entrare nel momento giusto. Vedete? È quello che è andato a morire come un coglione. Tracer arriva da destra. Roadhog, ok, da sotto chi è che arriva? Chi è quella là? Mei puttana che andrebbe subito uccisa. Ma mi sa che è con Tracer. Ok. Già meglio. Laggiù chi c'è? C'è Hanzo. Quello è Hanzo, ok, vediamo un po', restiamo qui. Cerchiamo di non farci. Quella cretina lì si fa killare. Ora Hanzo fra un po' avrà il drago, sicuro. Sicuramente avrà il drago. Ottimo, chi è che l'ha uccisa? Dai, killatelo, killatelo, killatelo. Oh, mamma mia. Ho bisogno di una cura io anche, cazzo. Cura, 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 cura. Cura qui sotto ora, è il momento. Ha fatto la ulti Genji e mi sa che è morto. Oh, cazzo, non è possibile, cazzo. Mamma mia. Ora arriva il drago, eh. Arriva ora, eh. Da vedere, eh. Eccolo!
Via di lì, guarda là come muoiono tutti. Ah no, forse no, dai. Buono, buono, è andata bene. Bella, bella, dai che la vinciamo. Dai che la vinciamo. E GG! GG, ragazzi, abbiamo vinto anche questa. Cioè questa, abbiamo vinto questa, non quella di prima. Vabbè, abbiamo vinto. Vedete, Winston con la giusta collaborazione è ottimo come tank. Uno soprattutto per difendere all'ultimo, avete visto che respinge tutti, quindi comunque fa del bordello, fa del casino e spinge veramente tutti lontanissimo. Questo chi è? Che era con noi, ha killato tutti. Che cazzo ha killato? Ah, vabbè. Sì, buono, ma... Bon, io direi che questa può andare così, possiamo abbandonare subito. Che dire, ragazzi, io diciamo che vi ringrazio per questa visione, come sempre. Faccio vedere di nuovo velocementissimo Winston, eccolo qua. Informazioni, come vi ho detto, con la tasto sinistro del mouse, cannone Tesla, che è appunto un'arma elettrica ad azione frontale. Con la E, proiettore difensivo che attiva una cupola energetica protettiva che respinge, diciamo così, protegge dai proiettili. L'ipersalto permette di spiccare in avanti un salto veramente enorme danneggiando i nemici nella zona di atterraggio. E poi c'è la Q, che è la ultra, la rabbia primordiale, che aumenta enormemente la salute, l'avete visto nella barra, ma vi permette solo di saltare e tirare i pugni. E ragazzi, come dire, vi ringrazio ancora per la visione. Come sempre, invito a lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi al canale. E beh, ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti!